riapre al pubblico restaurato il cancello cinquecentesco del complesso monumentale dell'Annunziata. Un intervento fortemente voluto dall'amministrazione comunale e realizzato dal distretto 108 IA del Lions International grazie al contributo della Fondazione Lions, che ha consentito di ripristinare l'ingresso principale chiuso da anni per motivi di sicurezza. Comune di Napoli, Soprintendenza e Lions hanno lavorato insieme, ognuno per le proprie rispettive competenze, dunque la redazione del progetto, la responsabilità anche sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza e il finanziamento da parte dei Lions, che non riguarda soltanto il restauro del cancello, quanto anche la manutenzione al paramento in piperno che vediamo all'esterno, al basamento lapideo dell'antico campanile cinquecentesco e la riapertura alla collettività di uno degli ingressi più importanti dell'Annunziata, che a lungo è rimasto chiuso. Quindi una sinergia tra pubblico e privato e una convenzione anche sottoscritta per la manutenzione successiva. I lavori, per un importo di 11.000 euro, oltre a garantire un accesso più agevole al percorso museale legato alla ruota degli esposti e al soccorpo, hanno riguardato anche la pulitura del basamento lapideo del campanile su via Annunziata. Aprono una storica porta del Cinquecento, quella che da troppo tempo era chiusa, che ne impediva l'accesso all'Annunziata dal lato di Forcella. Questo è molto importante se consideriamo che in questo luogo, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo messo in campo iniziative culturali importanti, mostre, anche il Maggio dei Monumenti è interessato da iniziative importanti qui, e sapere che adesso si può accedere da entrambi i lati valorizza ancora di più questa struttura storica della nostra città per umanità e per cultura. Insomma, un bel momento in attesa che si parta anche con il restauro previsto dal grande progetto Centro Storico di Napoli, sito UNESCO, per quanto riguarda la cupola e altre parti del complesso dell'Annunziata, insomma un recupero urbano.